Ben ritrovati a questa nuova serie del periodico televisivo Le Marche Informate, appuntamento realizzato dalle sette associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale nell'ambito delle iniziative promosse dalla Regione Marche in materia di tutela dei consumatori e finanziate dal Ministero per lo sviluppo economico. Apriamo questa prima puntata con la notizia del rinvio dei termini per la presentazione della domanda del bonus energia e gas decisa dall'Arera nell'ambito delle misure straordinarie adottate a livello nazionale per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. In particolare tutti i cittadini beneficiari di bonus in scadenza al 30 aprile 2020, che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 31 marzo o al 31 maggio, che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 30 aprile, potranno richiedere il rinnovo entro il 30 giugno per vedere garantito l'ulteriore periodo di 12 mesi in continuità con il precedente. Tutto ciò naturalmente, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti di prolungamento delle restrizioni conseguenti all'emergenza Covid-19. Per rimanere in tema, ricordiamo che dal 1 gennaio 2020 il bonus sociale acqua, luce e gas è stato esteso a 200.000 nuove famiglie. ARERA ha infatti alzato da 8.107,5 a 8.265 euro la soglia massima ISEE. Per poter ottenere il bonus sociale di sconto da applicare sulle bollette di acqua, luce e gas. Restano invece invariate le condizioni alternative per ottenerlo: famiglie con almeno quattro figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro, nucleo titolare di reddito pensione di cittadinanza. Non ci sono limiti reddituali, invece, per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature mediche alimentate con energia elettrica indispensabili per il mantenimento in vita. L'importante però è che i cittadini si attivino per richiederlo al proprio comune di residenza o presso un ente designato come CAF e Comunità Montane. Ad oggi, infatti, le persone che usufruiscono del bonus di sconto è del 35% degli aventi diritto. Prorogati a causa dell'emergenza coronavirus anche i provvedimenti con i quali l'autorità aveva definito nelle scorse settimane il blocco delle procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua. Al momento, pertanto, i procedimenti di morosità sono bloccati fino al 3 maggio 2020. Il provvedimento eh, riguarda i clienti bassa tensione dell'energia elettrica, i clienti domestici del gas nonché i non domestici, poiché con consumo non superiore a 200.000 standard metri cubi anno. Per il settore idrico, il provvedimento fa riferimento a tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche. Al termine del periodo di proroga, i fornitori riavvieranno le procedura di costituzione in mora dei clienti utenti finali rispettando i tempi di preavviso previsti dalle regole settoriali energia, gas, acqua. La prima comunicazione di sollecito o di costituzione in mora dovrà contenere l'offerta al cliente utente di poter ratezzare i relativi importi senza il pagamento di interessi. E in questa ampia pagina dedicata al tema dell'energia elettrica e de del gas ci occupiamo anche del mercato di maggior tutela che è nuovamente slittato, questa volta al 1 gennaio 2022. I dati relativi all'anno 2018 dell'autorità indicano che il 56% dei clienti domestici dell'energia elettrica è ancora in regime di tutela, il 50% per il gas. Ciò significa evidentemente che i consumatori preferiscono ancora rimandare l'ingresso nel mercato libero al momento in effetti non è così competitivo. Vale la pena ricordare in proposito che per le famiglie che si trovano ancora nel mercato tutelato, quelli che in sostanza non hanno ancora aderito a contratti nel mercato libero, nel secondo trimestre 2020 il costo dell'energia elettrica e del gas sarà in forte ribasso. Le perduranti basse quotazioni delle materie prime nei mercati all'ingrosso, legate ad una decisa riduzione dei consumi anche a causa dell'emergenza Covid-19 ed una sostanziale stabilità nel fabbisogno degli oneri generali, hanno portato infatti ad un Riduzione del meno 18,3% per l'elettricità e del meno 13,5% per il gas, per la famiglia tipo. E ora apriamo la nostra rubrica del Telesportello. Per il nostro telesportello ci occupiamo invece di affitti, un tema sul quale ci sono giunte molte richieste di informazioni alla luce del decreto cura Italia dello scorso 17 marzo che definisce il blocco degli sfratti fino al 30 giugno 2020 e stabilisce un credito di imposta pari al 60% del costo di affitto ai commercianti con attività sospese a causa delle disposizioni restrittive legate appunto al covid-19. Quindi ad oggi non esistono norme emergenziali che prevedano la sospensione degli affitti. Come fare quindi per quel locatario di immobile ad uso abitativo che voglia tentare la ricontrattazione del canone annuale con il proprietario dell'immobile? Questo vale ad esempio anche per quegli studenti fuori sede che con la chiusura delle università hanno fatto rientro a casa lasciando vuoto l'appartamento in affitto nella città universitaria. È consigliabile in questi casi contattare il proprietario dell'immobile e tentare una mediazione per la riduzione del canone mensile da ufficializzare all'Agenzia delle Entrate, in modo che il proprietario potrà pagare le imposte sull'importo effettivamente incassato e non sull'importo dichiarato nel contratto d'affitto registrato. Le parti devono redigere un accordo in cui compaiono i dati del locatore e del locatario, il canone annuale stabilito, l'ammontare ridotto concordato, il numero di mesi per i quali l'inquilino pagherà importi più bassi, la data e la firma di entrambe le parti. Scaricare il modello 69 dal sito dell'Agenzia delle Entrate da compilare con i dati del contratto d'affitto e i codici di registrazione riportati sul modello RLI che è stato compilato al momento della registrazione del contratto stesso. Se si ha accesso agli strumenti informatici, l'accordo redatto tra le parti e il modello 69 vanno inviati all'indirizzo e-mail dell'Agenzia delle Entrate Territoriale presso la quale il contratto d'affitto è stato registrato. Consultate la pagina web www.agenziaentrate.gov.it per reperire l'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio preposto alla presa in carico di queste comunicazioni. Chi non potesse operare digitalmente può attendere visto che per l'emergenza è stato previsto lo slittamento dei termini anche per la registrazione degli atti al 31 maggio 2020. Terminata la situazione emergenziale, le copie originali dell'accordo e del modello 69 andranno comunque depositati presso l'ufficio territoriale di competenza entro 30 giorni. Non è necessaria una nuova comunicazione nel momento in cui il canone riprenderà ad essere versato nella sua interezza come quantificato al momento della stipula del contratto. La procedura è gratuita trattandosi di un atto esente da bollo. È possibile contattare l'Agenzia delle Entrate al numero verde 800909696 per chi chiama da telefono fisso e allo 0696668907 per chi chiama da telefono cellulare. Bene, per oggi ci fermiamo qui, vi ricordo però che potete scriverci all'indirizzo mail info-adocmarche.it. Grazie per averci seguito e arrivederci al prossimo appuntamento con le Marche Informate.